caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Oggi si affrontano Sampdoria e Roma. Un saluto da Fabio Caressa e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. E perde il duello fisico con l'avversario. Kolarov. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Qui può partire il contropiede. Zapata. Red. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Cerca di lanciare il compagno. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. Pallone alto e lungo sulla fascia. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Tocco preciso, c'è il cross. Incornata! E c'è il gol della Roma! Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. La Roma segna il gol che sblocca la gara. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Ottimo il fraseggio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. De Frel scatta verso il pallone. Ci mette la testa. La sfera entra in porta. Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Strootman riconquista la palla. Passaggio sulla destra. De Frel. Brett.
Zapata. Lungo passaggio in avanti. Bella rete di passaggi. De Frel. Pallone alto nello spazio. Duván Zapata. Quagliarella. Duván Zapata. La Roma ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Cerca il passaggio profondo. Occasione per il contropiede. Palla giocata alta sulla fascia. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Primo tempo che finisce qui. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Hanno messo in evidenza la vulnerabilità della difesa avversaria con due gol in una manciata di minuti. Adesso hanno un vantaggio comodo. Si riparte per il secondo. Prova a verticalizzare. De Frel. Finora ha già realizzato due assist. Zapata. Quagliarella. Strootman. Florenzi. Nainggolan. Pret. Zapata. De Frel. Palla in avanti verso il compagno. Kolarov. Due gol. Sono due reti a dividere le squadre in campo. Palla in profondità sulla fascia. Occasione da rete. Può crossare in area. Bel gesto tecnico. Buon lancio. Riceve il passaggio. C'è la palla lunga in avanti. Duván Zapata. C'è l'opportunità per il contropiede. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Decide di sfruttare la fascia. Cerca la profondità sulla fascia. Palla in mezzo. Riesce ad intercettare. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Nainggolan è marcato talmente stretto che non riesce a giocare. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Chance per tirare. Eccola la rete! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Palo e gol, non c'era molto che il portiere potesse fare su questo tiro. La Sampdoria ha optato subito per un altro cambio.
1-0 dunque. Jacopo Sala con la palla alta sulla fascia, una buona palla, spazio per cercare il varco. Vedo movimento a bordo campo, eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. In effetti non ne aveva più, l'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Fazio, Kolarov, Nainggolan, allarga sulla fascia, Kolarov scatta verso il pallone. Cieco! Beh vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. Dzeko. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria nettissima, con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? È vero che affrontavano un avversario.